Cristo. Il Signore nostro è il Cristo glorioso, risorto, che siede alla destra del Padre. Ma Cristo è anche il Figlio dell'uomo, crocifisso, emarginato, lacerato sulla croce, destinato a morire come un fallimento totale. La liturgia recupera la pienezza del mistero pasquale di vita e morte. Il fondamento è la croce, segno ignobile, ma anche annuncio e splendore della luce del risorto. La croce implica non solo la morte, ma il dilaniamento totale della persona. Ed è un'esperienza che solo poche persone possono rivivere nella propria carne e nel proprio spirito. Penso ad esempio a quel giovane che ho conosciuto anni fa, al quale era morta giovanissima la moglie, dando alla luce una bambina. E dopo anni ancora, questo uomo viveva un dramma interiore, che era molto più profondo di una semplice depressione psicologica. Era lo smarrimento totale. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma quando riusciva poi a incrociare lo sguardo e il sorriso della bimba, allora prendeva veramente vita, la sua vita. Dalle tenebre era passato alla luce, e la luce era la nuova vita che dava un senso all'esistenza. Vivere la croce per noi significa non fare una commemorazione anche emotiva. Certo, in parte noi siamo anche emozione, ma la croce ci invita ad andare al di là, a raggiungere delle profondità che da soli non conosceremmo e non potremmo neppure immaginare. Dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito e abbracciare la croce di Cristo nella pienezza della passione significa camminare ogni giorno dietro a Cristo che porta la croce verso il Golgota. Allora ogni dramma, piccolo e grande, ogni evento, felice o mostruoso che sia, diventa un tassello del mosaico che ci vede crocifissi con Cristo verso la luce della Pasqua.